e quasi quasi non si crede a quanta vita ci può stare fra gli scaffali in libreria e la musica che vola. Buongiorno Javier Cercas. Buongiorno. Il castello di Barbablù, terzo capitolo delle avventure di Melchior Marin, un personaggio al quale ci siamo già affezionati. È partito in quarta questo tuo figlio letterario, l'abbiamo conosciuto in Terra Alta, l'abbiamo conosciuto meglio con Indipendenza e oggi è il turno del castello di Barbablù. Succedono tante cose, di alcune diremo nel corso di questa nostra conversazione, ma io vorrei cominciare da una domanda secca che ci porta leggermente fuori: Marshall McLuhan o Ford Madox Ford? Perché questa domanda? Rispondi. Non lo so, Ford Madox Ford forse. Ok, andiamo a pagina 99, okay. Perché Ford Madox Ford diceva che per capire qualcosa di un romanzo bisogna aprire pagina 99 e leggere un paragrafo. Ah, bello. Se avessi risposto Marshall McLuhan saremmo andati a pagina 69. Ah. Il giovedì prima dell'alba Melchior si sveglia spaventato dal presentimento che Cosette sia morta. Hanno ucciso sua madre, hanno ucciso sua moglie e adesso hanno ucciso sua figlia. Il sudore gli inzuppa il corpo. Molto aveva ragione. Aveva ragione, sì. Questo è il centro. Mi piace molto questa teoria di Ford Madox Ford, perché sai, in questo libro si vedono cose che c'erano in tutti i libri, i due precedenti, ma che in questo libro si vedono più chiaramente. E forse perché l'ultimo, mi hanno detto che è il migliore, aspetto che sia il migliore, tutti gli scrittori aspettiamo che sia il migliore l'ultimo libro, ma anche per questa cosa. Allora, credo che in questa frase effettivamente è condensato uno dei temi essenziali, non soltanto tanto di questo libro, ma di tutto il libro, perché per me i romanzi della Terra Alta sono soltanto un libro, si possono leggere indipendentemente, e questo tema è quello della violenza contro le donne. E cioè, questo è stato come dice questa frase, per Melchior Marin è stato un tema essenziale della sua vita. La sua mamma è morta, assassinata. La sua donna, anche oggi la sua figlia. In questo libro tutto gira intorno al fatto che la sua figlia dispare. Lui è molto angosciato, evidentemente, per questo fatto. E credo che sì, che è vero che il tema della violenza contro le donne è assolutamente essenziale, perché è un tema essenziale del nostro tempo. Io non ho andato a cercare questo tema. I romanzieri non siamo come i giornalisti o come gli storici o come i scientifici, forse, che vanno a cercare i temi, no, i temi vengono a cercare a noi, ci trovano, no? E sì, è il tema del nostro tempo, cioè per la prima volta nella storia ci abbiamo accolto che questo problema, che abbiamo un problema enorme con questo. Dall'inizio del mondo la metà dell'umanità è stata sommessa per l'altra. Aristotele ha scritto, un uomo essenziale per la civilizzazione occidentale, ha scritto: le donne sono nella politica, le donne sono inferiori agli uomini. E questo l'ha pensato tutti i tempi, i filosofi, tutti, tutto il mondo. Ma recentemente, ovviamente, la violenza contro le donne è un risultato di questa considerazione inferiore, evidentemente. È una versione particolarmente abietta dell'abuso di potere, perché sono inferiori, come diceva, no? E solo recentemente siamo coscienti di questo problema, no? In Spagna, per esempio, è soltanto 20 anni fa che si ha un compito delle donne uccise per i suoi uomini. Sono sicuro che in Italia è più o meno la stessa cosa, perché è un fenomeno assolutamente universale. Allora, io non ho andato a cercare questo tema, semplicemente Melchior Marin, che è il centro di tutti questi romanzi, è un uomo assediato per questa violenza, la sua mamma, la sua donna, insisto, la sua figlia, e lui reagisce a questa violenza in una forma che non posso raccontare, ma perché è una cosa assolutamente personale, viscerale. Credo che uno scrittore
il termometro del suo tempo, no? Almeno i migliori scrittori devono essere il termometro del suo tempo. E il nostro tempo è il tempo delle donne, senza dubbio. Questa è la grande rivoluzione del nostro tempo, che la metà dell'umanità ha detto basta, e l'altra metà, aspetto, noi gli uomini hanno detto basta, perché questo non può essere, questo no, 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 non si può vivere così. Ma questo è un problema incredibile, ma questo è un problema che quando io ero un bambino non esisteva. Cioè, non era un problema, i grandi problemi del nostro tempo non erano un problema 20 anni fa. È una consapevolezza recente. È una assolutamente recente, è una grande rivoluzione, senza dubbio. Cosette è una donna, è un'adolescente straordinaria, a cominciare dal nome che porta, che naturalmente ha una radice letteraria. Una delle ragioni per cui amiamo Melchior Marin è perché è un poliziotto che ama i libri, e ne ama uno in particolare, I Miserabili di Victor Hugo. Lo ama in un modo un po' strano. Tutti amano Jean Valjean e lui è più incuriosito da Javert, e a sua figlia dà il nome di uno dei protagonisti. Sì, sì, Melchior Marin è un personaggio molto particolare, forse per questo mi sono innamorato di lui, perché io all'inizio volevo scrivere soltanto un romanzo, peraltro, il romanzo iniziale, ma quando è arrivato alla fine ho detto no, questo è impossibile, devo continuare con questo personaggio. E una effettivamente delle caratteristiche di questo personaggio è che un uomo... Infatti Melchior Marin è il migliore lettore che io conosco, devo dirlo, è così. Lui è un uomo selvaggio, un uomo barbaro, lui è nato nella zona, nel quartiere più duro della Barcellona metropolitana, la sua mamma è una puttana, non conosce suo padre, ha 18 anni in carcere perché ha lavorato per i colombiani che trafficavano con le droghe, era un pistolero, non so come si dice questo in italiano, ma era un uomo che lavorava per questa gente, 18 anni in carcere, un giorno per caso, perché si è fatto amico di un uomo che è il bibliotecario della carcere, comincia a leggere un libro che si chiama I Miserabili, e comincia a leggere e tutto cambia. De te favula narrato, dice Orazio, il poeta latino, de te favula narrato, vuol dire la storia parla di te. È questo che succede quando il lettore legge un libro grande, un libro importante per lui. E questo che succede con Melchior Marin. A quel punto, quando lui comincia a leggere, lui comincia a piangere. Lui scopre che quel libro parla di lui. Lui scopre che quel libro gli mette uno specchio davanti a lui, e lui mostra chi è. Lui ritorna alla sua esistenza, che era un po' perduta. Lui sa chi è a quel momento. E lui scopre se stesso, la sua vocazione di poliziotto, la sua vocazione di lettore, e tutto realmente cambia. Effettivamente lui legge questo libro come nessuno lo ha letto, probabilmente. Sai, questo personaggio che è importante per Melchior nella carcere, si chiama Il Francese perché è francese, dice una delle poche cose vere, poche verità assolute che io conosco. Lui dice: la metà di un romanzo la scrive l'autore, l'altra metà la scrive il lettore. Questa è una delle poche verità assolute che io conosco. Cioè, un libro è un romanzo è una partitura. È il lettore che interpreta questa partitura. E ogni lettore la interpreta la partitura a suo modo. E questa è la magia, o parte essenziale della magia della letteratura. Qui c'è un enorme malinteso, e bisogna dirlo qui, oggi, no? Che non è vero che sia l'autore il protagonista della letteratura. Il protagonista della letteratura è il lettore. Sono i lettori che finiscono i libri, e ogni lettore finisce i libri alla sua maniera, cioè della sua forma. E effettivamente Melchior legge questo libro come nessuno lo ha letto. Per lui il personaggio che è teoricamente il cattivo, cioè tutto il mondo sa che nei Miserabili ci sono due personaggi, il Jean Valjean, che è l'uomo teoricamente buono, che è uscito dalla carcere, tutto questo, no? Ex presidiario, tutto questo, che è l'uomo buono, che sfugge il suo passato, ex presidiario, e Javert, il poliziotto cattivo, che è fanatico, che va con, no? che prosegue questo buon uomo. Melchior legge esattamente il contrario. Per lui il buono è Javert. E perché la legge, secondo lui, è l'unica forma che hanno i miserabili di difendersi della gente del potere e dei soldi. E lui lo legge così perché lui ha una visione del mondo particolare, perché lui pensa che quelli che sono apparentemente buoni infatti sono i cattivi, e quelli che sono apparentemente cattivi sono infatti buoni.
e lui ha delle ragioni per sapere, per pensare questo. Infatti tutto il libro così, e infatti questo libro così, cioè Il castello di Barbara Blu, c'è un teorico buono, buonissimo, eccellente, che infatti è un uomo atroce. E Melchiorre ha un senso morale straordinariamente fino, credo che perché è un lettore, innanzitutto un lettore, e insisto, il meglio lettore che io conosco, e per questo ha questa visione particolare del mondo. Qual è stato lo specchio per te, il libro che ti ha fatto capire che di te fabula narratur? Tantissimi, non posso dire un libro, ma è vero che c'è un libro, questo l'ho raccontato qui in Italia al Vaticano una volta, è una cosa molto curiosa, ho avuto una conversazione pubblica con il Cardinale Ravasi, mi hanno offerto il Cardinale molto, molto simpatico, devo dire, molto, molto intelligente, molto coltivato, mi hanno offerto a fare una conversazione con lui pubblica sulla fede e la ragione. E a quel punto ho raccontato una cosa che è vera. C'è un libro che si chiama San Manuel Bueno Mártir di Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno è un scrittore molto importante in Spagna, è una sorta di, io dico una sorta di mescolanza fra Pirandello e Papini, perché aveva delle preoccupazioni un po' simili al personaggio. Ok. E quest'uomo scrive questo libro che si chiama San Manuel Bueno Mártir, la storia di un uomo, di un prete che perde la fede, che continua a predicare ai suoi feligresi, no? E io ho letto questo libro quando io avevo 14 anni e veramente questo libro è stato una rivoluzione per me. Non ho mai riletto questo libro, perché mi fa un po' di paura, perché fino a quel punto io ero un lettore magnifico, un lettore giovanile, leggeva per piacere, leggeva perché era divertente, leggeva i romanzi di avventure, leggeva no, per intrattenimento. In quel punto io ho perduto la fede, per cominciare, e ho cominciato a bere delle birre e a fumare, ho entrato in una atmosfera di confusione assoluta di cui ancora non sono uscito, ma seriamente devo dire, mi ero innamorato, infatti ho letto questo libro per questioni amorose, tutto questo è stata una rivoluzione totale, cioè io credo, questo lo diceva a Monsignor Ravasso, che rideva molto con la storia, sono sicuro infatti che io ho perduto la fede in quel momento e è andato a cercare nella letteratura le sicurezze che aveva da bambino e che in quel punto ho perduto. Ma hai trovato altro? Ho trovato altro. Sicurezze no, perché la letteratura, questo che è molto importante, bisogna dirlo, la letteratura non dà sicurezze. La letteratura dà ancora più domande. La letteratura dà piacere e conoscenza, ma sicurezza no. Cioè, io mi sono sbagliato a quel punto, ma ho trovato una vocazione, a quel punto ho cominciato a pensare all'idea di essere uno scrittore, ho trovato una vocazione, quel libro è stato rivoluzionario per me, ma un libro che non è rivoluzionario in certo senso non può essere un buon libro, un libro deve cambiarti un po', non come a Melchior Marin di Miserabili, questo succede una volta nella vita, se succede, o come a me questo libro che veramente mi ha fatto, ma un libro che non ti cambia non può essere un buon libro, cioè un libro è piacere, ma la letteratura è un piacere come il sesso, ma è anche una forma di conoscenza come il sesso, per questo quando qualcuno mi dice che non gli piace leggere soltanto penso a dare le condoglianze, ma deve essere una forma di conoscenza della realtà degli altri, ma soprattutto di te stesso. Allora devi cambiarti in qualche senso, devi cambiare la tua visione della realtà, credo. Questo è un buon libro. Hai detto due parole prima, morale e verità, che mi sembra abbiano a che fare con la tua opera in generale, non solamente col castello di Barba Blu, in particolare il crinale tra finzione e realtà e quel rapporto speciale tra lettore e scrittore che forse somiglia più a questo bicchiere che non a questo. Da Soldati di Salamina, L'impostore, Anatomia di un istante, tutta la tua letteratura è un continuo cercare, insomma, esattamente il punto in cui verità e finzione si danno la mano. Oggi a che punto sei arrivato di questa interrogazione, di questa domanda? Io credo che la finzione pura non esiste. Questo è il mio...
La ficzione pura è un'invenzione di quelli che non sanno che cosa la ficzione. Non esiste, e se esisterebbe la ficzione pura non sarebbe interessante, neanche intelligibile. La ficzione è interessante e intelligibile perché parte dalla realtà, perché è una trasfigurazione della realtà, perché è una reinterpretazione della realtà. È vero che quando si è pubblicato il primo libro che si è tradotto in altri paesi, il primo dei miei libri che è stato letto, perché i libri precedenti ne hanno letti della mia mamma, dei miei delle sorelle, stop, che i soldati di Salamina, la gente è stato molto... molta gente diceva, ma questo è possibile, ma tu... E ancora oggi trovo degli studenti, soprattutto giornalisti, mi dicono, ma si può mescolare la ficzione alla realtà? E la mia risposta è molto evidente, no, si può fare questo nel giornalismo, non si può fare questo nella storia, ma nella letteratura si è fatto da sempre. Cioè la letteratura consiste a questo, a una mescolanza particolare fra ficzione e realtà. Cioè oggi non sappiamo, oggi ancora non sappiamo che cosa è reale, che cosa è ficzione in Omero, per esempio. Qui in Italia si è pubblicato un libro che si chiama La Divina Commedia. Me ne hanno parlato. Chi è il protagonista di questo libro? Un uomo che si chiama Dante. No? Questo è veramente un esempio di autoficzione. Quando I Soldati si è pubblicato ancora non esisteva, I Soldati Salamina, non esisteva la parola autoficzione. Oggi tutto è autoficzione. Io dico anche Dante è autoficzione. Dante è il protagonista di questo. E in quello libro c'è una mescolanza assoluta fra ficzione e realtà. Cioè, non è vero che Dante è andato nell'inferno, non è vero che è andato nel paradiso, ma esistono allo stesso tempo, lui è il protagonista e tantissimi personaggi reali in questo libro, tutti sono tantissimi personaggi reali, Cervantes, Shakespeare, sono sempre pieni di personaggi reali. È vero che ciascuno, ogni epoca lo fa a suo modo, e che bisogna trovare una forma originale, una forma diversa, una forma attrattiva, una forma rilevante di fare queste mescolanze fra ficzione e realtà. Ma in questi libri questa mescolanza è completamente diversa di in quelli precedenti. Cioè a un certo punto della mia, diciamo, vita ho cambiato il registro, no? Ho fatto una cosa diversa. È vero che in questi libri questa mescolanza è diversa, ma per esempio in questi tre libri, la trilogia della Terra Alta, nei due ultimi appare un Javier Cercas lì, un personaggio che sta scrivendo dei romanzi sui protagonista dei romanzi, che si chiama Melchor Marín, e tutto il mondo lui dice, Melchor, sai che c'è questo personaggio, questo Javier Cercas che ha scritto un libro, sta scrivendo dei libri su te, e Melchor non li ha letto, perché lui soltanto legge dei romanzi dal 19, no? ma sì, parlano di Javier Cercas come un uomo che sempre mente, che sempre inventa tutto, che tutte queste cose. Mi sembrava che era logico. Che è Pirandello, un personaggio in cerca del suo autore. Ecco, no, è Pirandello, che l'ha fatto di una forma particolare, anche Cervantes l'ha fatto di una forma particolare. Questa è una ragione, mi sembrava logico che c'era gente che aveva letto il libro Terra Alta, no? E che parlava con il protagonista del libro su questo libro. Questo mi sembrava logico. E dopo sai, c'è una cosa molto importante. Io non posso immaginare il romanzo senza umore, o almeno senza ironia. Credo che l'umore è la cosa più seria del mondo. Credo che chi non sa ridere di se stesso non può ridere di niente. Non ha il diritto di ridere di niente, ma per me l'umore è consustanziale alla letteratura, è la cosa più seria. Questo lo ha insegnato Cervantes, che è il mio maestro. Ma è difficile, perché la gente pensa che l'umore è una cosa frivola. No, è il contrario, esattamente il contrario. Calvino diceva che la leggerezza non è superficialità, anzi è il contrario. E su questa nota, allora, io saluterei Javier Cercas, lo ringrazio, abbiamo parlato del Castello di Barbablù partendo da pagina 99. Se tu avessi scelto Marshall McLuhan, ma questo lo scopriranno solo i lettori, l'intervista sarebbe andata in un altro modo. Che bello. Proprio come nella migliore letteratura. Che bello, che bello. Grazie mille, Javier. Grazie a te, grazie a te.